perché non siete andati via prima? Ma perché pensonse che saesse qualcosa di più di noi? Leva 2 anni che si saeva. L'era tutto rotto lassù. I poteva fa prima che il chi doveva fa. E adesso ormai... Ma perché non è stato fatto? Ma domandi che a loro? E con i camion, gli elicotteri, li portano via. In elicottero arriva anche il presidente del consiglio, Giovanni Leone. Che non si badi a spese! Che non si badi a spese per questa gente che lascia le sue case! Pago io, lo Stato, che non si badi a spese! Sì, ma dopo che è finito il pericolo torneremo qua, no? Una volta, i libri di scuola delle elementari si chiamava sussidiari. Ma sei partito tanto prima, eh! Avevo che parlare sbarbagua! Allora chi chiesera anche gli anni tu i sussidiari, eh! Ora, nei sussidiari, la geografia italiana c'era spiegata così. Il fiume italiano. Ora, adesso, fasse finta che qua il corridoio sia un fiume. Riuscì ad immaginarlo? Oh, sei tutti morti e vari altri. Ragazzi, ho fiato di vita, eh? Riuscì ad immaginarlo? Sì! Oh, allora ragazzi, alla foce del fiume, ti vedi il fiume che va? Alla foce del fiume, perché se comincia da qua, c'è il porto. Oh, che nel sussidiario è sempre operoso. Viene sempre chi ha ora qua sul porto. Poi si sale il fiume e c'è la città. Allora, che sì, e case, e hai accesa, eh sì, eh. Poi seguendo il fiume, che è navigabile, ci sono le fabbriche. Oh, senti, già l'aria inquinata, quasi sfusa. Senti, ti sta bene. E poi si arriva alle montagne. Le montagne, ora. Oh. Oh, dove cominciano le montagne? Dove cominciano le montagne c'è la diga, sempre nei sussidiari, ok? Oh, dalla diga poi escono i tubi che arrivano alla centrale, da cui escono i fili. Oh, come si passi dai tubi ai fili nei sussidiari non si va mai capito. Oh, e i fili arrivano alle fabbriche. Arrivano alla città, arrivano al porto operoso e forniscono quel che serve. L'Italia è un paese povero di risorse ma ricco di energie. E l'energia è? L'acqua! Oh, Gerimo, ecosostenibili in tempi non sospetti, prima del tempo. A noi altri due, i cavalli potessero chiamarne Greta e Thunberg. Noi con l'idroelettrico che mangiamo i risi in testa a tutti. Oh, ma non abbiamo il carbone, ma chi se ne frega, gli altri facciamo tutto con l'acqua. Ora facciamo conto che il porto operoso è Venezia, sì. E il fiume è il Piave. Ora, lungo il corso del Piave, a partire da un secolo fa, la Sade iniziò a costruire impianti termoelettrici, praticamente centrali e dighe. Nel progetto della Sade, il Piave doveva produrre il 15% dell'energia. Cioè, un del progetto, paese. Un il progetto. 15% dell'energia del paese, su un unico fiume. Cioè, un progetto colossale. Pensa a suo figlio. Edoardo, credo che sia meglio che tu faccia esaminare la tua conclusione dal professor Dal Piazza. E anche se dovrai rivedere alcune delle tue considerazioni più estremistiche, ecco, non cascherà il mondo. Può cadergli la montagna, ma il mondo di Semenza è l'impresa. Difficile mettersi del tutto in discussione davanti a un giovane geologo che per giunta è tuo figlio.
Ma Semenza è un grande capitano. Si è sempre circondato dei migliori tecnici per indagare. E a questo punto la SADE assume anche uno specialista geosismico, il professor Caloi. Le informazioni che raccoglie ascoltando il viaggio delle onde dentro la roccia sono rassicuranti. Dice che la roccia del Toc sotto è compatta, che la superficie franabile al massimo è profonda 20 centimetri. Lui è profondamente ottimista. Fa montare alla diga del Vajont un sismografo modernissimo. Dice che sente anche le scosse del terremoto in Cile. I cileni ringraziano. Semenza si circonda dei migliori tecnici del mondo, che però non si sono mai seduti insieme attorno a un tavolo. Tutti riferiscono sempre soltanto a lui. Centralizza i dati per valutare lui. C'è un solo capitano in questa storia. Il resto è soltanto equipaggio. Non era mai stato fatto prima, per nessun impianto idroelettrico al mondo, prima del Vajont. Direttore della ricerca, il professor Augusto Ghetti, dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova. In un impianto della SADE, in località 9 tra Vittorio Veneto e il Lago di Santa Croce, si costruisce un modello in cemento, in scala 1 a 200 un modellino. La diga è alta circa così, la forma del lago è modellata in cemento. C'è uno scivolo, dove vengono fatti scivolare giù dei carichi di pietre del Piave, tenuti insieme da reti, a volte spinti da un trattore. Vengono eseguiti diversi esperimenti simulando varie modalità di caduta del materiale, con velocità diverse e a quote del lago variabili, da 670 a 722,5 quota di massimo invaso. Lo scivolo ha un'inclinazione di 40 gradi. Uno dei piani presunti della frana. Ma com'è fatto, veramente, sotto il piano di scivolamento della frana? Non lo sanno. Quando lo cercano con dei tubi piezometrici, non ci arrivano. Un solo tubo ci arriva. Come mai? Perché in quel punto la frana è meno profonda, mentre in altri punti
è profonda più dei 200 metri. È una cosa inconcepibile per loro. Ghetti consegna alla fine i risultati di un anno di lavoro. Dice che se l'acqua del serbatoio si troverà almeno 22 metri sotto il coronamento della diga, anche nel caso del più catastrofico, prevedibile evento di frana, la quota di 700 metri sul livello del mare può considerarsi di assoluta sicurezza. Cioè, si solleverà un'onda di 20 metri circa, che però non provocherà danni né ai paesi sulle sponde, che sono lontani, né ai paesi oltre la diga. Se invece l'acqua si trovasse anche di poco sopra quel livello, ogni aumento di metro dell'acqua, aumentando enormemente la massa dell'acqua negli ultimi metri, renderà l'effetto dell'impatto dell'onda incontrollabile, sia per i paesi sulle sponde che per gli abitati a valle. Ma nel suo modello non c'è Longarone. Testimone oculare. Carlo Onorini, parroco di Casso. Un uomo ancora giovane, che di quella notte, quando si rompono le linee dell'alta tensione, dice: ho visto lampi di tutti i colori del mondo e ho visto i boschi che correva giù e ho sentito quel rumore. Il rumore. Non provare a raccontarlo. Non si può fare. Sono migliaia di aerei che volano vicino al tuo orecchio. Un rombo spaventoso. Nel buio, il rumore finisce dentro un frastuono ancora più alto. La montagna schianta contro la sponda opposta. Un frammento della costa del Tog, il colle isolato, alla fine si troverà a 150 metri più in alto di dove è partito. L'acqua che riempiva la valle sale. Fa una colonna alta 450 metri. Arriva su, una volta e mezza il paese di Casso. Quella che piomba giù, le maestre racconteranno che dormivano nel sottotetto della scuola. Non sono morte né ferite. Venivano giù sassi spaventosi. A Casso non muore nessuno. L'onda si divide in due e fa un movimento circolare che spazza le frazioni di Erto. Quelle basse. Il giorno dopo, nella valle di Erto e Casso, è un'alba livida. Arrivano gli elicotteri, portano via la gente. Signore, allora cosa farete? Sto qua finché noi me porta via. Gli ertocassani verranno trasferiti in pianura, dove c'è la modernità, il progresso. Per anni verrà loro impedito il ritorno fisicamente, anche quando il lago verrà abbassato con le pompe idrauliche. Chi ritorna è un gruppo di testardi che accenderà la luce nel paese rubando corrente all'Enel e poi, nel tempo, otterrà il permesso di costruire un nuovo paese, più a monte. Ma la comunità è spaccata, divisa, frazionata. Adesso andiamo lì, d'estate. Ci sono almeno 1000 persone al giorno che vanno a vedere il Vaillant. Il Vaillant è diventato un luogo turistico dove la gente va con curiosità, con pietà, mai con ribellione, dice Tina Merlin già nel 1983. Oggi sulla frana c'è una strada, una cappella, due ristoranti, le visite guidate, una palestra di roccia, un distributore, una zona industriale, artigianale, un parco giochi. Sulle guide turistiche, Erto è indicato come tipico paese rimasto congelato. Una specie di Eboli. Anche a Erto si è fermato Cristo. Oggi abbiamo un'altra idea della montagna. È completamente cambiato lo sguardo sulle cose. Quel mondo rapido, che sembrava la terra promessa, ci attrae meno di quel luogo fossile che prima non valeva niente.
E che dire? La vita ha diritto di riprendersi quello spazio e io non posso sputare sul piatto dove si mangia. Però si è rotto un equilibrio. Un equilibrio ideale, certo. Ogni equilibrio è precario. Non esiste nessun mondo in equilibrio. È un mito, quello della natura incontaminata. Così come era un mito il progresso prima. Ma non puoi. Non puoi aspettare di andare a sbattere per toglierti i miti che ti fasciano gli occhi. L'altra mezza onda va giù. Passa sopra la diga. Sono 25 milioni di cubi. Raschiano la gola del Vajon. 2 minuti impiega l'acqua ad arrivare in fondo. Sono le 22:41. Longarone, la piccola Milano. C'è la gente, tanta. Quella sera c'è la partita, è mercoledì di coppa. I bar sono pieni. E va via la luce. Sarà temporale. Tuoni. Un rumore forte, ma è sereno. Si vedono i lampi sopra la diga del Vajont. Non è notte fonda, ma qualcuno è già a letto. Si sveglia, esce in strada. Non c'è nessuno. È tutto buio il paese. E poi arriva il vento. Strano sto vento. Vi è mai capitato di sentire la prima raffica di vento? Prima niente. Poi arriva la raffica. Poi di solito finisce. Basta. Più niente. Ma stavolta non finisce. Aumenta. Allora non è vento. Puzza. Di marcio. Aumenta, il rumore aumenta, il vento aumenta, 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 aumenta. Corri! Dove vai? La diga, no, corri! Fa, briga, scappa in alto, più in alto di dove arriva lei. Che quando esce dalla gola prima dell'acqua è l'aria. Vai a contare i morti. Se la maggior parte dei corpi sono stati distrutti da un fallout nucleare, un colpo di vento con l'energia di 2 bombe atomiche di Hiroshima... Non ci sono, sono molecole, litighi per avere qualcosa in una bara. Se non hai niente, la metti giù, vuota. Dopo il vento arriva l'acqua, formerà un buco profondo 80 metri nel piave dove cade la cascata, un lago. Lì l'onda si divide in due. Porta i sassi a mitragliare le case davanti e rincorre quelli che stanno correndo in salita per salvarsi, a risalire controcorrente. Mezza onda prende giù la direzione del Piave. A Ponte delle Alpi è alta ancora 12 metri, a Belluno 10 metri, a Ponte della Priula, laggiù, in fondo, è ancora alta 6 metri. Porta animali e umani sui rami degli alberi lungo le sponde e la gente viene a vendemmiare come se quello fosse o sia stato il più grande funerale dopo Caporetto che mai abbia attraversato questa terra. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Ma quanto vale un metro cubo d'acqua? Dobbiamo metterci d'accordo. I segni della tragedia che ci sta già arrivando addosso di un mondo senza acqua ci sono tutti. E dobbiamo sfangarla. Anche i serbatoi delle dighe vanno sfangati, come i terreni allungati. Bisogna mettere le mani nel fango. Dobbiamo immaginare che alluvioni e siccità stanno insieme, anche se pare inconcepibile. Dipendono in ugual modo dalla fabbrica del mondo. Da
noi facciamo. Dobbiamo anche fare un lavoro da ingegneri. Sì, però non si può pensare di gestire tutto come in un laboratorio. Non è solo questione di tecnica. Ingegnerizzare la natura è rischioso. Però dobbiamo farlo. Come? Come? Serve diligenza. Non dobbiamo sottovalutare i rischi della tragedia, perché è come se fossimo di nuovo davanti a un'altra gigantesca frana. E nessuna frana, nessun movimento franoso, per definizione, accade rapido e improvviso. Quanti mondi sono stati spazzati via nell'arco di questa storia? Quante visioni si sono sostituite in fretta? Siamo sicuri che questa sia la definitiva. Tina Merlina, come si costruisce una catastrofe? 30 anni fa si raccontava questa storia agli italiani che non la conoscevano, e anche per dare giustizia a chi non l'aveva avuta. Ma adesso serve raccontare ancora questa storia? Raccontarla oggi, in qualche modo, non deve servire a consolarci. Ma a svegliarci! A svegliarci! A svegliarci! A svegliarci!